Professore preside del liceo scientifico di Montecatini, consigliere comunale e provinciale, uomo delle istituzioni. È il ritratto di Mario Bagnoli, scomparso il 28 marzo del 2008 e ricordato dall'amministrazione comunale della città termale in collaborazione con la provincia di Pistoia con una targa posta all'ingresso del liceo Salutati, dove per tanti anni fu insegnante e dirigente. Mario Bagnoli fu infatti preside del liceo scientifico dal 1985 al 1998, consigliere comunale nel comune di Montecatini per numerose legislature fino al 2008 e consigliere provinciale dal 1999 con incarico di vicepresidente dal 2004 alla sua scomparsa. Tante le istituzioni e i cittadini presenti alla commemorazione. L'obiettivo è quello di onorare e ricordare il professor Bagnoli, che è stata un'istituzione per la nostra città e in particolar modo per il nostro liceo. È stato anche un rappresentante nelle istituzioni comunale e provinciale e di conseguenza oggi, che ricorreva il suo compleanno, è un giorno di ricordo e di pensiero per il professor Bagnoli. Per le istituzioni pistoiesi, che personalità è stata quella di Mario Bagnoli? Ma importante, perché io l'ho conosciuto nel 1999, entrammo tutti e due allora in consiglio provinciale, io ero presidente del consiglio, tra l'altro all'inizio ci fu anche nel primo consiglio provinciale proprio un episodio, non dico di scontro tra me e lui, però insomma di una cosa vivace, diciamo. E poi però ho capito negli anni, ho capito la persona. Io nei 9 anni successivi, fino a quando non è purtroppo scomparso, poi negli ultimi 4 l'ho avuto anche come vicepresidente, una persona di cui ho imparato, di cui tante volte non condividevo le idee. Detto questo, le proprie idee, anche in maniera molto decisa, anche molto diverse, diciamo, da quello che penso io, però le esprimeva senza cattiveria, senza astio e sempre anche con un'ironia di fondo che tutto sommato serviva anche a allentare, perché nella battaglia a volte dura serve anche prendere le cose, insomma, senza con un po' di ironia. Mi sento veramente non lusingata, di più, perché lusingata non è la parola giusta. Sono felice di questo, che abbiano fatto questo per mio marito, perché se lo meritava, veramente. Ma veramente, perché lui ha dedicato tutta la sua vita alla scuola. Mio marito veramente, e penso che sia stata una cosa, che sia stato l'uomo più felice della terra, facendo quello che ha voluto fare con tutto il cuore. Grazie.